Ciao a tutti, oggi parliamo di esercizi. Allora, di esercizi ce n'è un po' dappertutto, le trovate vari canali di esercizi fisici, anche per quanto riguarda il tiro con l'arco, anche mirati al tiro con l'arco, soprattutto esercizi per le cuffie dei rotatori, per preservarle soprattutto. Ma soprattutto voglio che siano mirati a gente come me. Quello che interessa moltissimo al tiro con l'arco, che serve anche da come per preservare le proprie caratteristiche, avere meno infortuni e meno ricadute, è quella del cincolo scapolomerale e della cuffia dei rotatori. E soprattutto per quanto riguarda le braccia e la parte alta del tronco. Proporrò degli esercizi interessanti che coinvolgono un po' tutta questa zona del corpo, che non sono altro poi che esercizi che ho imparato quando ero in nazionale, quindi esercizi assolutamente certificati, non faccio altro che divulgare quello che so. Tenetene conto perché a me, io le faccio e a me danno ottimi risultati. E sono esercizi del tutto sommato blandi che possono rientrare comunque nella sfera del riscaldamento addirittura o del defaticamento. Quello che vi serve e che vi consiglio è un attrezzo del genere. Questo attrezzo lo trovate tranquillamente da Decathlon, costa pochi euro e ha delle maniglie che ci consentono di ottimizzare i nostri esercizi. Il primo esercizio che vogliamo fare è quello dei rotatori interni. Per scaldare o potenziare i rotatori interni o per renderli il più possibile pronti per tiro con l'arco, facciamo così. Colleghiamo l'elastico al muro e facciamo questo esercizio. 1, 2, 1, rilascio piano, 1, rilascio piano. Meglio se noi abbiamo un oggetto da mettere sotto il gomito, in questo modo, in modo tale che non si distacca il gomito. Il braccio deve stare a 90 gradi. 1, 2, 1, 1, 2. Quanti esercizi fare? Beh, io comincerei con 3 serie da 10, 3 serie da 10 con un paio di minuti tra una serie e l'altra di sospensione. Ho anche due serie da 10 per cominciare. Io ne faccio 3, poi vedremo. Questo serve per i rotatori interni. Adesso vedremo i rotatori esterni. Allora, per i rotatori esterni facciamo la stessa cosa, ma al contrario. Ovviamente io tengo l'elastico collegato al muro da questa parte e uso il braccio sinistro, ma voi ovviamente queste cose le dovete fare sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Ok, anche qua metto qualcosa sotto il gomito per non tenerlo staccato, il gomito a 90 gradi e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ovviamente dovete modulare la potenza dell'elastico in modo tale che gradatamente aumentate poi l'intensità dell'esercizio. 1, 2. E questi sono i rotatori esterni. Anche questo è un ottimo esercizio. Due serie da 10 con qualche minuto tra una serie e l'altra. Ovviamente il corpo non si deve muovere. Questo è un esercizio più difficile e con più intensità di quello precedente, ma è comunque consigliabile. Tenete qualcosa sotto il gomito affinché non si stacchi. Dopo questi esercizi,
che vanno sempre fatti per primi, quindi questi esercizi che vedremo sono da fare in sequenza. Dopo gli esercizi precedenti che abbiamo visto, possiamo fare una rotazione esterna in diagonale bassa. La faremo sia col braccio destro che col braccio sinistro. Ok, a seconda dobbiamo collegarci al muro in questo modo oppure girarci al contrario, vedremo. Rotazione esterna con diagonale bassa e una intrarotazione del polso. 1, intrarotazione del polso, 2, 1, 2, 1, 2. Cercate di tenere il corpo perfettamente in baricentro. 1, 2, intrarotazione del polso. Ovviamente la stessa cosa la fate col braccio sinistro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Molto bene. Dopo l'estensione interna con diagonale bassa, possiamo fare l'estensione esterna con diagonale bassa. Quindi abbiamo fatto l'estensione interna, ora dobbiamo fare l'estensione interna, quindi l'estensione interna, quindi in questo modo qua. Da questo modo qua, che abbiamo fatto con tutte e due le mani, ora faremo questo movimento. 1, 2. Lo vediamo? Questo movimento. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Estensione interna ed esterna in diagonale bassa. Dopo le estensioni interne ed esterne in diagonale bassa, ora vediamo le estensioni interne ed esterne in diagonale alta. Vediamo la diagonale alta in questo modo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La stessa cosa col braccio destro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questa è la rotazione esterna in diagonale alta. Rotazione esterna in diagonale alta. Ecco la rotazione interna. Abbiamo sempre il nostro elastico, questa volta in diagonale bassa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La stessa cosa con il braccio destro. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Ok, esercizi semplici che però non sono fatti a caso, ma servono proprio unicamente per ottenere un buon risultato nel tiro con l'arco. Un altro esercizio interessante da fare è di estensione verso dietro, che si fa in questo modo qua. 1, 2, 1, 2, verso dietro, 1, 2, 1, 2, rilascio sempre piano, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cercando di spingere all'esterno il più possibile, 1, 2, cominciate con l'elastico a bassa intensità per poi aumentare gradatamente, 1, 2. 1, 2,
1, 2, 1, 2, e rilasciate sempre già, 2, ok? Anche questo molto semplice, ma di sicuro effetto. C'è ancora un altro esercizio che potete fare, è quella della rotazione in questo senso oppure in questo senso. Lo vediamo con l'elastico. Eccolo qua. Ora facciamo l'esercizio di rotazione interna, anche questo molto molto utile. E la rotazione interna in questo modo: teniamo il braccio sempre a 90 gradi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sia col braccio destro ovviamente che poi col braccio sinistro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dopo la rotazione esterna possiamo fare la rotazione interna, che viene fatta in questo modo qua, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, da una parte e dall'altra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se riesco a farlo io, lo potete fare tranquillamente anche voi. Sono alcuni esercizi che comunque sono mirati, non fatti così a caso, in cui potete cimentarvi per una ventina di minuti tutti i giorni, non più di 20 minuti, non ci vuole più tempo, se proprio siete appassionati e se volete strafare potete fare una mezz'oretta, però 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora sono più che sufficienti se fatti tutti i giorni per preservare intanto il ciclo scapolamerale, la cuffia dei rotatori e potenziare anche quello che è tonificare, soprattutto perché potenziare quello che è la muscolatura interessata per il tiro con l'arco. Ok, mi raccomando, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella e ricordatevi, se mi volete dare supporto, c'è sempre il mio libro a vostra disposizione. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.